saluto, amici della rete. Oggi vi porto con me a provare la iBike 7.0 Full 7 LT anno 2018. Innanzitutto, perché a fine 18 andiamo a presentare una bici elettrica quando ormai sono già uscite quelle del 2019? Appunto perché sono uscite quelle del 2019, c'è la possibilità adesso di fare degli ottimi affari con dei bei modelli 2018, come appunto questa iBike. Andiamo a vedere le caratteristiche salienti di questa bici elettrica. Allora, innanzitutto il motore è il classico motore Bosch Performance CX con display Purion. Io non amo molto questo display, ma preferisco sicuramente l'Intuvia, che è molto più grande e centrale, però ormai è diventato quasi lo standard su tutte le e-bike attuali. La batteria è, come tutti i nuovi modelli, integrata telaio, quindi una power tube 500 watt. La forcella è Santur, quindi non il top di gamma, con escursione da 150 mm, mentre l'ammortizzatore posteriore è un RockShox Monarch RT. Il cambio SRAM 11 velocità NX. La corona è una 16T, pacco pignoni il classico 1142 SRAM con coroncino di richiamo della catena che fa un po' di rumore, quindi c'è da pagare questo prezzo, però la catena è più stabile ed è sicuramente più lontano dalla ruota e quindi raccoglie meno fango. Freni Magura MT con disco anteriore da 203 e posteriore da 180, l'anteriore a 4 pistoni, posteriore a 2 pistoni. Parliamo delle gomme. Cerchio ovviamente 27,5 plus, gomme da 2.8, fantastiche Michelin Wild AM. Ho trovato l'alternativa plus, le mie gomme preferite, le Michelin Wild Rock. Bella tenuta sul bagnato, in curva, in discesa, molto bene. Peso dichiarato 25,1 kg, io ho misurato e dava 21 kg. E andiamo a vedere le impressioni di guida su questa iBike. Nonostante il forcellino da 150, la geometria è un po' sbilanciata verso il posteriore, quindi in discesa grande stabilità grazie anche alle sospensioni veramente fantastiche che mantengono la bicicletta appiccicata al terreno. Questo però ovviamente si paga in salita, dove la geometria fa tendere la bici un pochettino a impennare. Bici molto più leggera della mia, per cui in discesa, nonostante rimanga, come dicevo, appiccicata al terreno, però è molto semplice farla alzare per superare droppetti o altri ostacoli. Sicuramente il sellino originale è da modificare, almeno personalmente, perché lo vedo più come un sellino da pedalata sul lungomare piuttosto che da uscita in mountain bike. A causa della geometria un po' arretrata, questa bici fa un po' fatica a salire, per cui il consiglio è quello sicuramente di passare successivamente a un 1146 che riporta gli sviluppi metrici a livelli accettabili. Sicuramente un consiglio che mi sento di dare è quello di modificare la posizione del comando remoto del telescopico, perché vedete dove si trova e questo costringe la vostra mano, per abbassare il reggisella, a staccare la mano dal manubrio, cosa pericolosissima, mentre i comandi devono essere tutti raggiungibili senza muovere la mano da manubrio. Per cui il mio consiglio è quello di spostare la posizione del reggisella telescopico in questo spazio qui, magari spostando un pochettino le leve del freno e del cambio un po' verso sinistra, in modo da avere tutto sotto controllo. Oppure, in alternativa, avvicinare le leve a destra e mettere il comando qui, che sicuramente è più vicino rispetto alla sua posizione attuale. Abbiamo appena attraversato un bel pezzettino fangoso e ecco, vedete? Il sistema Sprocket Equalizing System di iBike permette che la parte superiore della catena non vada a toccare la ruota e quindi non raccolga fango. Certo, un po' di fango viene raccolto dalla catena inferiore e quindi un po' di fango va comunque a raccogliersi sul deragliatore posteriore, però insomma la bici è ancora completamente pedalabile e non ha avuto nessun momento di defiance durante questa fase fangosa. Ovviamente la presenza di questo ulteriore coroncino si paga in termini di un lieve aumento di rumore durante la pedalata. In definitiva, una gran bella bici che sicuramente regala tante emozioni.
Certo, qualche componente sarebbe da migliorare, però anche così fa il suo sporco lavoro. E poi ha un prezzo veramente contenuto, il che non guasta mai. Un saluto, amici della rete.